40 secondi e l'ex Bruno ricalcia da fuori, borrata anche dall'altra parte. Caric la fa girare morbida per Morosini di testa, ma solo dopo il rigore respinto contro la Triestina si esalta ancora anche lui ex Dreda per la Virtus. Angolo di Valente Luperini, stavolta sì, girata precisa per il centrocampista con il vizio del gol. Si ripete, stavolta il Palermo lo porta in vantaggio 1-2, perché Brunori conquista un calcio di rigore. Pellizzer è il colpevole dal dischetto, sempre l'italo-brasiliano che batte dall'altro lato porra. 26esimo in stagione, il primo nei playoff, il 3 della sua squadra. Sul primo palo, ma solo, si allunga con altri riflessi. Ma dal calcio d'angolo batte Caric, tocca Mercai da vicino. Anche lui subentrato a fare 1-2, a riaccendere l'entella. Anche per lui, primo gol nei playoff. Il 13esimo al primo anno tra i pro. Dopo però c'è solo da segnalare un salvataggio di Buttaro con il pallone a scorrere verso il secondo palo e una conclusione di Capello di poco fuori. Vince il Palermo 2-1 come l'unico precedente al comunale del 2018 in Serie B, una categoria che i rosanero continuano a sognare, specie se si ritroveranno al ritorno il pubblico delle grandi occasioni e qualche arabo in più.